amici di Elba Press, ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale dell'Isola d'Elba. Apriamo parlando dell'assemblea degli albergatori dell'Isola d'Elba che si è tenuta ieri sera. Nella relazione del presidente De Ferrari è stata illustrata la situazione della stagione appena conclusa e gli obiettivi per il prossimo anno. C'era per noi Paolo Chillè. Vediamo il servizio. L'Elba tiene meno 2% con il solito turismo, mercato nazionale, svizzero, tedesco, Nord Europa, Inghilterra e Francia. Manca totalmente quello tipico delle città d'arte, americano, asiatico e australiano. Questo emerge dall'assemblea annuale dell'Associazione degli Albergatori che si è tenuta il 15 dicembre all'Hotel Airone di Portoferraio. Migliorare i trasporti e investire ancora di più nella cultura, oltre ad andare ad intercettare i mercati mancanti, le direttive dell'Associazione per il 2023. Le imprese elbane dovranno avere una visione positiva, devono adeguarsi a standard oggi richiesti dal mercato, accettare programmi di investimento eventualmente supportati dalle banche e non essere pessimisti, anche perché dalle prime richieste per il prossimo anno sembra si possano confermare i numeri del 2022. In estrema sintesi questo è stato detto nella relazione annuale dal presidente Massimo De Ferrari. Oggi abbiamo fatto l'assemblea degli albergatori in cui abbiamo stabilito le politiche per il 2023, i risultati del 2022 sono stati circa un meno 2%, che tutto sommato è un risultato positivo perché l'Elba aveva già raggiunto i dati anti-Covid 2019 già dall'anno scorso, mentre in Toscana sono ancora a aspettare adesso di raggiungerlo, sono a meno 15%. Abbiamo stabilito e cercato di andarli a cercare i turisti che mancano, quindi i turisti americani, quelli che sono delle città d'arte, questo attraverso dei pacchetti che proporremo insieme alla regione, insieme al comune di Firenze, attraverso i trasporti intensificati con gli aerei, i treni e soprattutto i pacchetti culturali. La cultura è quello che movimenta e certifica una destinazione, forse non l'abbiamo tenuta nella giusta considerazione. L'anno scorso abbiamo messo le nostre forze nella cultura, nel premio letterario, lo faremo anche per il 2023. Contiamo molto sui nuovi ministri San Giuliano e Sgarbi, che sono amici dell'Elba. Abbiamo convenuto che gli albergatori, gli operatori turistici non devono avere nessuna scusa per non fare investimenti, devono proseguire che i loro piani di investimenti, anche se il regime di inflativo al 10%, perché comunque le banche ci sosterranno, e comunque devono proseguire che i loro progetti di investimento, perché soltanto attraverso il miglioramento si potrà migliorare. Non siamo certi di che tutto andrà bene, ma dobbiamo prendere segnali positivi che comunque in qualche modo ci sono per pensare comunque a un futuro. Gli auguri di Natale sono dovuti, è un Natale migliore degli altri perché è anche il mio compleanno, per cui auguri a tutti. Ed è scomparso proprio ieri sera Mauro Antonini, ex presidente proprio dell'Associazione Albergatori Isola d'Elba negli anni 2000 fino al 2010. Antonini aveva 79 anni ed era malato da tempo. Molto conosciuto e stimato nella comunità elbana e non solo, era stato presidente di Confturismo e dei Lions Club Elbani, consigliere della Banca dell'Elba e presidente della Pubblica Assistenza di Marciana Marina. Nel cuore di chi lo conosciuto rimarrà il ricordo di una persona presente, amante del proprio lavoro, pisano affezionatissimo alla nostra isola, scelta come sua casa e legatissimo al mondo alberghiero. Lo hanno scritto appunto in una nota i suoi colleghi dell'Associazione Albergatori che lo chiamavano il presidente. I suoi funerali si terranno nella chiesa di Procchio dove abitava lunedì 19 dicembre alle ore 10. Alla moglie Isa, ai figli e all'intera famiglia Antonini vanno ovviamente le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Elba Press. E adesso parliamo di sanità. Lo scorso mercoledì 14 dicembre c'è stata la conferenza dei sindaci per la sanità. Tra i punti discussi il bilancio sociale e le proposte per migliorare l'assistenza e i servizi per i pazienti elbani. Vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio.
Si è discusso del bilancio sociale e sono state presentate nuove proposte per migliorare l'assistenza e i servizi per i pazienti elbani nell'ultima conferenza dei sindaci per la sanità, assente il Comune di Porto Azzurro. Tra i punti discussi, la questione del trasporto dei pazienti oncologici che devono sottoporsi a terapie in ospedali del continente. Nessun cambiamento e le partenze restano quelle previste fino ad ora a titolo gratuito, ha sottolineato Angelo Zini. Sarà valutato con la Regione Toscana il nuovo bando, annuncia il sindaco di Portoferraio, ma a livello di operatività non cambia niente. All'ordine del giorno anche un protocollo d'intesa tra i comuni per la gestione dei pazienti in TSO. Anche questo prevede la necessità del trasporto in strutture del continente e il personale sanitario accompagnato da una pattuglia della Polizia Municipale, che fino ad ora era esclusivamente quella di Portoferraio, anche con pazienti provenienti da altri comuni elbani. La proposta emersa è quella che in futuro la pattuglia di polizia municipale che accompagna il paziente in strutture ospedaliere fuori Elba sia quella del comune di residenza dell'assistito. Attualmente gli assistiti per ogni medico sono 1.500, spiega Zini, ma il rischio è che nella ridistribuzione agli altri medici, in caso di pensionamento di un dottore, restino fuori alcune centinaia di assistiti. Per questo è stata presentata la possibilità di ottenere una proroga a questo tetto, portando i pazienti a 1.800. Ed infine la richiesta di riportare all'Elba la commissione per le patenti speciali. E torniamo adesso a parlare del patto per lo studio proposto dal Forum Giovani Elbano. Anche Gabriella Allori, sindaca di Marciana Marina, lo ha firmato. Vediamo il servizio. Il 15 dicembre il sindaco di Marciana Marina, Gabriella Allori, ha firmato il patto per il diritto allo studio che i rappresentanti degli studenti dell'ISIS Foresi e del Forum Giovanile dell'Elba hanno deciso di proporre a tutte le amministrazioni elbane affinché si impegnino concretamente nell'applicazione di questo tanto fondamentale quanto trascurato diritto. Invitiamo tutti i comuni, dicono gli studenti, a contattarci per potersi confrontare al meglio e programmare un impegno sul diritto allo studio. Oltre a Marciana Marina, per ora ha firmato il comune di Portoferraio, mentre quello di Marciana ha assicurato che lo farà a breve. Positivi anche i contatti con Campo, Capoliveri e Rio, che dichiarano di condividere gli obiettivi del patto, che stanno valutando la firma per capire quali misure possono essere attuate concretamente in una logica di armonia elbana delle misure di welfare. Non c'è ancora nessuna notizia da Porto Azzurro. Tra gli organi di stampa hanno aderito Elba Report, Elba Press e il Tirreno. Infine anche la comunità studentesca del Cerbonico, la firma dei rappresentanti di istituto, ha aderito alla proposta dei rappresentanti del Foresi e del Forum Giovanile dell'Isola d'Elba. Iniziativa natalizia di Elba Press, cartoline di Natale. Vorreste fare gli auguri a chi amate, mandare un messaggio speciale o parlarci del cosa vi aspettate per l'anno nuovo? Beh, mandateci i vostri video via WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione o tramite messaggio privato alla nostra pagina Facebook di Elba Press. I vostri videomessaggi saranno poi pubblicati nelle stories delle nostre pagine social e mandati in onda nel nostro TG. E vi lasciamo con i primi auguri che ci sono arrivati da parte dell'AISM. Vi ringraziamo ovviamente per averci seguito. A presto. Ciao, siamo qua per farvi tantissimi auguri da parte delle volontarie AISM dell'Isola d'Elba. Veronica e Raffaella. Tanti e auguriamo auguri. Un mondo di salute e tutti altro. Tanta gioia e tanta felicità. Tanti auguri.